Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: ricordate Claudia Montanarini? Una delle prime troniste di Uomini e Donne, ha vissuto una vicenda molto particolare. Tra i programmi che hanno conquistato il grande interesse del pubblico, diventando dei veri e propri cult, possiamo ritrovare anche dei format molto particolari. Prodotti che non sempre ritrovano un consenso trasversale, ma che al tempo stesso sono in grado di mantenere una longevità tale da ritenersi dei programmi comici. Ne sa qualcosa Maria De Filippi, che in questo senso è una promotrice assoluta di questi programmi di successo. Mediaset deve tantissimo al lavoro fatto da una delle donne che in questi anni ha scritto pezzi importanti di storia della televisione italiana. Maria De Filippi. E così, tra i format che portano in calce la firma di Maria, non si può non menzionare uno di quelli che ha mostrato di possedere una capacità di adattamento straordinaria. Stiamo parlando ovviamente di Uomini e Donne, format che ha saputo resistere allo scorrere del tempo senza perdere mai la propria identità. La verità è che Uomini e Donne ha saputo costruire un vero e proprio impero, riuscendo anche a lanciare nel mondo dello spettacolo una serie di personaggi che con il tempo sono diventati estremamente famosi. Tra i primi volti diventati protagonisti a Uomini e Donne non possiamo dimenticare Claudia Montanarini, una delle prime troniste del programma. Sorella dell'attrice Giulia, il suo posto si materializzò al fianco di un altro volto iconico di Uomini e Donne, ovvero Tina Cipollari. Al tempo quest'ultima era proprio una tronista, ma finita la sua esperienza in questo particolare ruolo decise di restare all'interno del format. L'avventura di Claudia, invece, si chiuse con la scelta di Christian D'Onofrio. Claudia Montanarini, la terribile vicenda che ha subito. Claudia Montanarini. La storia tra la Montanarini e la sua scelta Christian non durò tantissimo, e così i due si lasciarono dopo qualche tempo. Claudia tornò, quindi, nello studio di Uomini e Donne per interpretare il ruolo di consigliera proprio di sua sorella Giulia. Un'avventura arrivata al capolinea dopo qualche tempo. La donna, purtroppo, è stata protagonista di una spiacevole vicenda che l'ha vista protagonista attiva e passiva. Claudia, infatti, fu accusata di stalking da parte di una donna vicina al suo ex marito Daniele Pulcini. Quest'ultimo rilasciò alcune dichiarazioni molto particolari, riportate dal portale Cittaceleste. It, però non ho mai messo le mani addosso a mia moglie. Mai. Se è capitato, due volte in 14 anni, è stato per cercare di difendermi dalle sue percosse. Claudia ha un carattere difficile. Accuse, insomma, molto forti fatte dall'uomo. Una vicenda passata, ma che ha lasciato il segno. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.